Gloria a Dio, che gioia stare con voi, poter celebrare il nome del Signore, credo che stiamo avvertendo tutti quanti la presenza. Quando si va in una chiesa nuova non si conosce niente di quella comunità e veramente si chiede: Signore, indirizzami. E voglio con voi condividere un testo che quanti amano leggere la Bibbia probabilmente conoscono, si trova nel primo libro dei Re, al capitolo 17. Primo libro dei Re, capitolo 17, dal verso 1 al verso 7. Parleremo di Elia, questo uomo di Dio. Il Signore sia lodato. Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acab: come è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare. Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore, andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto, perché non pioveva sul paese. Gloria a Dio. Noi conosciamo questo personaggio, Elia, un potente uomo di Dio. Lo conosciamo come un grande profeta. Ma prima di essere chiamato da Dio, Elia era un perfetto sconosciuto. Era un assoluto signor nessuno. Nessuno lo conosceva, nessuno ne parlava, nessuno sapeva della fede che questo uomo aveva. E ciò che è sorprendente è il fatto che Dio prende uno sconosciuto, un uomo senza apparenti qualità, e lo usa per scuotere il regno di Israele. E io quando vedo queste cose dico: grazie Signore, perché proprio per questo, perché tu prendi degli sconosciuti, dei signor nessuno, proprio per questo io ho la possibilità di poterti servire. E siamo grati a Dio perché Egli ancora continua ad andare alla ricerca di uomini e donne disposti a lasciarsi usare da Lui. Vedete, ai tempi di Elia, Israele era scaduto nell'idolatria. Izebel, moglie del re Acab, uno dei re più malvagi che abbia mai conosciuto il popolo di Israele, stava spingendo il popolo all'adorazione di Baal. Baal era il dio della fertilità. Praticamente stava spingendo questo re, che avrebbe dovuto spingere il popolo verso le braccia di Dio, lo stava spingendo verso l'idolatria, nelle braccia di Baal. L'adorazione di Baal poi sfociava nell'immoralità, e a volte era immoralità proprio più sfrenata. E allora Dio mandò Elia dal re Acab per dirgli che non ci sarebbe stata, come abbiamo qui letto, né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Vedete, non era facile sfidare un re. Elia andò da un re malvagio e in qualche modo lanciò questa sfida, e fu una sfida pubblica. Dio stava dicendo al suo popolo che egli avrebbe mostrato chi era il vero Dio, perché era un tempo di grande confusione. Molti non sapevano esattamente a chi pregare, a chi rivolgersi, a chi andare. E dopo aver lanciato la sfida, sapendo il Signore il cuore di Baal e di Izebel, marito e moglie, erano molto simili. Dalle parti dove sono nato io c'è un proverbio che dice che, ve lo dovrei dire in siciliano, io sono d'origine siciliana, avevate capito che ero piemontese? No, sono meridionale. Nessuno si prende, come si dice anche qui, così, se non si somiglia.
Lo dite voi in dialetto però, giusto? Anch'io. Esatto. E così erano questa coppia, Acab e Izebel. E quindi sapendo le ire che avrebbe suscitato una tale sfida in questi uomini malvagi, ecco che Dio disse ad Elia di andarsi a nascondere presso il torrente Cherit, che è, dice la scrittura, di fronte al Giordano. E Dio continua a parlare ancora e dice ad Elia: tu berrai al torrente ed io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare. Gloria a Dio. Il Signore stava spingendo Elia in un luogo di miracoli. Dei corvi avrebbero provveduto per il sostentamento di questo uomo di Dio. E dopo essere stato a Cherit per un tempo, il nostro testo continua, se voi andate avanti con la lettura, e ci dice che il torrente si seccò e Dio dice ad Elia di andare a Sarepta, perché io ho ordinato a una vedova che è là, a una vedova di laggiù, che ti dia da mangiare. Vedete, Dio ha promesso ad Elia che là a Cherit e là a Sarepta avrebbe trovato il necessario per andare avanti. Vedete, quando Elia era là non gli mancava nulla. Quando Elia era là aveva tutto il necessario, perché là era il posto della benedizione. Io credo che si imponga adesso una domanda, e la domanda è: sei là? Sei là? Là a Cherit, là a Sarepta, luogo di miracoli, luogo della manifestazione della gloria di Dio. E qualcuno potrebbe rispondere: ma là dove? Là dove? Per Elia là è stato prima il ruscello, dopo là è stata la casa di una vedova. Per Noè là è stata un'arca, per Daniele là era la stanza di preghiera, dopo là è stata anche la fossa dei leoni. Per i tre amici di Daniele là fu la fornace ardente, per Davide là fu quel campo di battaglia dove sconfisse il gigante Goliat, là dopo fu il trono di Israele. Per Paolo là fu una cella in una prigione romana. Per il Signore Gesù là fu la croce del Calvario. In altre parole, là è il luogo dove Dio ti ha messo. Là è il luogo dove Dio ti vuole. Là è il luogo della volontà di Dio. E non c'è miglior posto sulla faccia della terra che stare là, dove Dio vuole, dove noi possiamo adempiere la sua gloriosa e stupenda, meravigliosa volontà. E se tu sei là, tu lo sai, e se non sei là, lo sai anche. La differenza è che se tu sei là, tu puoi vedere e realizzare la benedizione di Dio ed essere partecipe dei miracoli del Signore. Perché i miracoli di Dio si manifestano quando noi siamo là, quando noi ci troviamo nel centro della volontà di Dio, quando noi stiamo adempiendo la volontà del Signore, gloria al suo santo nome. Ed è bene che noi ci chiediamo: sono là? Sono nel centro della volontà di Dio? Sto compiendo quello che Lui mi chiede? Sto seguendo Lui fedelmente? In altre parole, sono là? Deve essere la domanda di tutti i giorni. Iniziando dal mattino, dovremmo dire: Signore, aiutami a stare là, là, nella tua volontà, aiutami a stare là, dove posso servirti, dove posso amarti, dove posso sentire la tua voce. Signore, io voglio stare là, dove tu sei capace anche di mandare dei corvi a portarmi da mangiare. Là, dove tu puoi anche moltiplicare i beni a una vedova, affinché si prenda cura di me.
Io voglio guardare insieme a voi, con l'aiuto del Signore e dello Spirito Santo, ciò che ci insegna la Bibbia circa l'essere là. Perché io credo che il Signore parla al cuore e lo Spirito Santo guida la parola. E credo che il Signore vuole in qualche modo interrogarci. Vuole che noi comprendiamo e usciamo da questo luogo con la piena coscienza se siamo o non siamo là. Se siamo o non siamo nella volontà di Dio, se stiamo esattamente facendo quello che Dio ci sta chiedendo, se stiamo adempiendo la chiamata che abbiamo ricevuto, è importante. È importante. Perché ne va della nostra salute spirituale, ne va della nostra salvezza, della nostra vita eterna. Il Signore ci vuole là. I corvi non sarebbero andati in qualsiasi posto, sarebbero andati là dove Dio aveva stabilito. La vedova con abbondanza miracolosa di cibo non l'avrebbe trovata in qualsiasi posto, ma là, a Sarepta, dove Dio aveva stabilito. Non è vero che qualsiasi cosa va bene. Ciò che va bene per noi è stare là, nella presenza del Signore, nella volontà di Dio, perché prima di ogni cosa là è il luogo delle promesse. Amen. Là è il luogo delle promesse. Dio aveva promesso ad Elia che là a Chereti i corvi gli avrebbero portato da mangiare e ha detto anche che là a Sarepta una donna avrebbe sostenuto. Quando Elia andò là, le promesse di Dio si compirono. E si compirono pienamente, si compirono gloriosamente. Se tu ti trovi là, al centro della volontà di Dio, tu scoprirai come Elia che Dio mantiene sempre quello che promette. Se non realizzi le promesse di Dio è perché probabilmente non ti trovi là. È perché probabilmente non ti trovi là. Dio è colui che mantiene sempre le sue promesse. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice: quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. E allora invece di stare a dire molte volte: Signore, ma perché? Oh, gli altri sì e io no. Come mai, Signore? Esaminiamo la nostra vita e accertiamoci di stare nel centro della sua volontà, perché se stiamo nel centro della sua volontà, Dio manterrà le sue promesse. Se noi stiamo fermi là, Dio manterrà le sue promesse. Se stai là nel centro della sua volontà, la sua parola dice che egli farà infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Se Dio ti ha messo là, egli si prenderà cura di te e lo farà esclusivamente se tu sei là dove Dio vuole che tu stia. Se non sei là, non puoi contare sull'aiuto di Dio. Se non sei là, se non sei nella volontà di Dio, se non sei al centro della volontà di Dio, non puoi sperare nell'aiuto del Signore. Perché l'aiuto di Dio lo troviamo sulla via dell'ubbidienza. E le promesse di Dio le realizziamo quando siamo là. Ma là è anche il luogo della cura. Amen. Noi vogliamo essere curati da Dio. Amen. Ma non possiamo ricevere cura in qualsiasi situazione o in qualsiasi condizione. Non è possibile. Quando Elia si trovò là, Dio se ne prese cura. Pensate un po' se a un certo punto Elia avesse detto: no, Chereti, Signore, preferisco un po' più in là, 10 chilometri più in là, perché c'è più fresco, sto più comodo, so che c'è una bella vista. Manda per favore i corvi dove sto andando. Elia sarebbe uscito fuori dalla volontà di Dio e non avrebbe avuto la cura del Signore. La cura di Dio la troviamo quando siamo nella sua volontà. Quando ci troviamo là, là i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera e beveva al torrente. I corvi che portano la carne, i corvi se la mangiano la carne. Ma se tu ti trovi là, Dio ha pronto per te un miracolo. Se tu ti trovi là, Dio ti farà vedere tanti miracoli. Quando ti trovi nella sua volontà, Dio è pronto a fare un miracolo per te. È pronto a prendersi cura in modo adeguato di te, della tua casa. E miracolosamente,
I corvi si presero cura di Elia e miracolosamente una povera vedova si prese cura del servo di Dio. Quando ti trovi là, tu scoprirai che Dio mantiene sempre che promette, quello che promette, in più che Egli è impegnato a prendersi cura di te, a soddisfare i tuoi bisogni. E là realizzerai quello che disse più avanti l'apostolo Paolo: il mio Dio provvederà abbondantemente a ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza in Cristo Gesù. Io credo che molti di noi abbiamo realizzato questa meravigliosa parola. Ci siamo trovati là, abbiamo avuto dei bisogni e il Signore in modo straordinario ha soddisfatto i nostri bisogni. Noi siamo una gloriosa testimonianza di questa meravigliosa realtà. Ma ciò che è importante è che noi ci troviamo là. Amen. Ma là è anche il luogo della provvidenza. Vedete, Dio non manda mai i suoi servi nell'incertezza, allo sbaraglio. Prima che Elia arrivasse al torrente di Cherit, Dio aveva arruolato i corvi per portargli da mangiare. Prima che arrivasse a Sarepta, Dio aveva provveduto già alla vedova. Coloro che seguono Dio e si dilettano nello stare là, vale a dire nella volontà di Dio, scoprono ben presto che Dio non ha limiti, né di tempo, né di spazio. Coloro che stanno lì nella volontà di Dio e l'adempiono, scoprono che Egli è l'Iddio dell'impossibile. Vedete, quando noi facciamo un passo di ubbidienza verso il Signore si mette a correre verso di noi. La nostra vita non è in balia del caso, eh? Non è in balia degli incidenti, delle circostanze, delle coincidenze, no. Noi non stiamo cercando un colpo di fortuna. Ci sono alcuni che cercano colpi di fortuna. Noi stiamo cercando il Signore. E lo troveremo sempre, quando ci troveremo là. Se siamo là, la nostra vita è guidata magistralmente dal nostro Dio. Amen. Quindi vedete, il nostro impegno deve essere quello di stare là, piantare i nostri piedi là, nella gloriosa, meravigliosa volontà del Signore. Ma ancora là è il luogo della potenza, è il luogo della potenza. Dove vuoi tu vedere la potenza di Dio? Come puoi tu realizzare la potenza di Dio? Soltanto quando ti trovi nella volontà di Dio. Amen. Quando ti trovi dove Dio è vivente, dove Dio è presente. Vi ricordate di Pietro e Giovanni, la storia che viene raccontata nel capitolo 3 degli Atti? Davanti alla porta bella del Tempio, dove vi era lì quello zoppo, Pietro e Giovanni si trovavano là, si trovavano nella volontà di Dio, stavano adempiendo la volontà del Signore. Ed ecco che, trovandosi nella volontà di Dio, potevano usare il nome di Gesù Cristo. E poterono dire a quello zoppo: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ma se continuerete anche a leggere il capitolo 17 di questo libro del primo re, vedrete anche la potenza di Dio meravigliosamente all'opera. Proprio perché Elia era là, vide la potenza di Dio che comandò ai corvi di portargli da mangiare. Proprio perché era là, vide la potenza di Dio fare in modo che la farina e l'olio della vedova non si esaurissero fino alla pioggia. Proprio perché era là, vide la potenza di Dio risuscitare il figlio della vedova. Vedete, tutte queste cose accadono quando noi siamo là. Quando noi siamo là. Il segreto per vedere Dio all'opera nella nostra vita e attraverso la nostra vita è dimorare là, nella sua volontà. Tanti vorrebbero vedere Dio operare mentre non sono nella sua volontà. Vorrebbero vedere i miracoli mentre non si trovano nella sua volontà. Vorrebbero vedere cose straordinarie accadere quando non sono nella sua volontà, e lo sanno. E a volte dicono: Signore, intervieni. Ma il Signore non può intervenire se tu non sei là.
Se vuoi vedere Dio all'opera, devi impegnarti e trovarti là, nella volontà di Dio, a vivere la volontà di Dio, ad adempiere la parola del Signore. Forse stare là potrà significare non avere il controllo della tua vita, ma io credo che chi ha deciso di stare là, gli basta il fatto che il controllo della nostra vita ce l'abbia il Signore Gesù Cristo. Gesù disse: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Amen. Quando noi siamo là, possiamo usufruire del potere di Cristo e possiamo utilizzare il potere di Cristo, perché possiamo parlare nel nome di Cristo. E infine, là è il luogo della protezione. Elia aveva bisogno di un rifugio, aveva bisogno di protezione. Dove andare? Elia non pensava che un luogo era uguale a un altro. Elia trovò protezione, trovò rifugio là. Là! Là è stato per Elia il luogo del rifugio. Dice la Bibbia che partì di qua verso Oriente. Questo fece, questo Dio gli aveva domandato, Dio gli aveva detto: nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. E ciò che è straordinario è che fino a quando Elia fu là, lui era al sicuro, era protetto, perché noi solo nella volontà di Dio troviamo rifugio e protezione. E non c'è cosa più bella, più appagante di sapere che siamo nella volontà del Signore. Non c'è cosa più bella, più appagante di sapere di essere nei piani di Dio, di stare adempiendo la volontà di Dio. E ci troviamo protetti. Al rifugio, quando ti trovi là, nella sua volontà, tutto è sotto il suo controllo. Amen. Se esci fuori da là, sei in balia del nemico delle anime nostre. Ma se continui a rimanere là, nella volontà di Dio, là a seguire il Signore, allora sei protetto e puoi dire ad alta voce, come il salmista, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Tu per me imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Gloria a Dio. Quando tu ti trovi là, i nemici non possono fare altro che guardare. Tu apparecchi la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Tu sei là. Il Signore si prende cura di te. I tuoi nemici da lontano guardano, non possono avvicinarti, perché tu sei là, protetto da Dio. Possono solo schiattare, come dite voi, di invidia, di gelosia, perché i loro piani sono falliti, perché Dio vi sta proteggendo, ti sta curando e si sta prendendo cura di te. Quando siamo là, siamo nella mano di Cristo. E Gesù disse: nessuno li rapirà dalla mia mano. Vedete, essere là può anche condurci su sentieri difficili, ma fino a quando siamo là, Dio è con noi e ci conduce passo passo. E rimanendo là, noi possiamo vedere la mano di Dio all'opera. Amen. Il miglior posto è là, dove Dio ci vuole. Il miglior posto è con Gesù. Dovunque ci troviamo, quando siamo là, stiamo bene. Stiamo bene, perché il Signore è là, non ci lascia
e non ci abbandona. Sela. Sela. Puoi dire: sì, Signore, io mi trovo nella tua volontà, sto facendo tutto quello che tu vuoi. Se questo lo puoi dire, gloria a Dio. Impegnati a rimanere là. Impegnati a continuare a fare la sua volontà. Impegnati ad essergli fedeli, oh, fino al suo ritorno. Ma se per caso non stai là, allora stai perdendo la benedizione di Dio. Stai perdendo i miracoli di Dio. Stai perdendo la provvidenza di Dio. Stai perdendo anche l'esaudimento alle tue preghiere. Chiedi a Dio ancora una volta di mostrarti la sua volontà e impegnati a rimanere là. Impegnati a vivere la sua parola, ad essergli fedele, ad essergli ubbidienti. Perché chi dimora là vede Dio muoversi. Chi dimora là vede Dio compiere miracoli. Chi dimora là realizza la pace e la gioia della salvezza. Vedete, il segreto di una vita vittoriosa e felice non è studiare nuove tecniche, eh? Nuove tecniche di motivazione. Ma il segreto per una vita felice, piena di successo spirituale, tra virgolette questo termine, è proprio rimanere là, nella volontà del Signore. E se tu oggi hai bisogno di un miracolo, hai bisogno di una potente risposta, hai bisogno che Dio ti provvede, se tu sei là, tu oggi sei nelle condizioni di vedere la mano di Dio all'opera. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo? Vogliamo adorare il nome del Signore con tutto il cuore?